Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Anche oggi parliamo di Flia. Questo è un brano dell'ultimo album. La canzone si intitola Bella, o come dicono loro, Bella. Sarà in americano, chiaramente. Allora, anche questo mese parliamo di Flia, come avrai già visto in altri video che ho fatto questo mese sul mio canale. Per avere la trascrizione di questo riff, basta che ti iscrivi alla newsletter, ti verrà inviata in automatico. La mia newsletter in cosa consiste? Una mail al mese in cui trattiamo di un argomento bassistico, qualche curiosità, ti mando qualche esercizio, cerchiamo di parlare un po' di questo fantastico strumento che è il basso elettrico. Allora, vediamo una piccola parte di Bella. Farò un altro video dedicato perché è veramente una canzone con un sacco di bei riff. Andiamo a prendere quello del pre-ritornello che poi cade nel ritornello. Sono molto simili. Io li ho semplificati un pochettino per renderti la lettura un pochettino più semplice. Andiamo a vederlo. Quindi partiamo Mi bemolle, quindi al tasto 6 della corda di La, e cadrà in Re. Mi, un Mi, Re, Re da 2 quarti. Poi ci spostiamo sul Fa diesis, qua andiamo a prendere Fa diesis basso con la sua ottava, Fa, 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 Sol, Sol, Sol. Quindi mezzo Fa diesis e mezzo Sol, attenzione a questo anticipo con la legatura poi. Fa, 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 Sol, Sol, Sol. Poi ritorniamo in Mi, simile a prima ma un po' più ritmata. Poi andiamo a Do, chiaramente Mi bemolle, non lo dico più, ma i Mi sono bemolli. Sul Do, qua c'è un po' la semplificazione, l'ho fatto perché esercitiamo la lettura ritmica, quindi andiamo a vedere questa figurazione. Ta, quindi abbiamo ottavo, 2 sedicesimi, legatura, sedicesimo, ottavo e poi quattro ottavi. Ta, 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 ta. Attenzione a leggerlo bene ritmicamente, poi puoi esercitarti comunque con la base, anche qua. Vabbè, questo brano non è da rallentare, è solo 85, non è particolarmente veloce, però stiamo sulla prima riga, perché poi gli accordi si ripetono, sempre questi, e proviamocela un pochettino a loop. Quindi partiamo, Mi, Re, Fa diesis e cade sul Sol. E ripartiamo. Ok, ho fatto sempre la prima riga con quel ritmo. Una cosa bella di Moisys è che puoi selezionare anche solo quella parte lì e metterla in loop, così non devi tutte le volte rifermare, ritrovare il punto, ma puoi selezionarlo e lui te lo può anche ripetere volendo. Andiamo avanti, la seconda riga è molto simile, quasi tutto uguale, tranne il ritmo, quello finale della variazione sul Do. Qua abbiamo Do. Quindi partiamo con 2 ottavi, poi ottavo, abbiamo lo stesso giochino dei 2 sedicesimi attaccati sul secondo la legatura con quello del terzo quarto, anche qua cerchiamo di leggerlo bene ritmicamente. Ta, 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 prendiamo solo questa battuta e ce la ripetiamo tante volte con una batteria. Dopo la terza riga va sul vero e proprio ritornello. Qui invece di tenere il Mi bemolle lungo lo tiene più ritmato in ottavi, quindi va anche un po' su di volume. Anche qua ritmicamente è un po' più difficile. Ho sempre le stesse note, però Mi bemolle, Mi, 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 un Re, Re. Poi andiamo sul Fa. Qua prende il Fa naturale, attenzione, prima era diesis sotto, qua va a prendere il Fa naturale e lo condisce con la sua quinta. Fa, Do, qui che è la nota Do, Fa, Do, Fa, un Sol, Sol. Andiamo sul Sol al tasto 10 della corda di La. Dopo Mi bemolle, anche qua va a mettere la sua quinta. Avrai capito già che l'uso del quinto grado o alto.
o basso, in questo caso riprende tutti alti, è sempre o quasi sempre la prima scelta perché funziona molto bene. Quindi dicevo mi, si, mi, re, cadiamo sempre, abbiamo questo passaggio cromatico da mi bemolle a re, poi abbiamo questa bella figurazione. Andiamo sul Do col tasto col dito 4, sul Do acuto tasto 10 corda di Re e andiamo a fare Do, La, Fa, Sol, Sol, Sol. Ottimo esercizio per la mano, mano aperta, 4 tasti. In questa zona è un po' più comodo che tenere 4 tasti qua che sono più larghi. E qua quindi possiamo farlo. Do, La, Fa, Sol, Sol, Sol. Io te lo propongo con questa diteggiatura. Volendo ce ne sarebbero mille altre. Anche questa, però hai tutti degli stacchi, comunque dei salti di mano, mentre qua invece è bello perché tu hai la mano aperta e poi puoi vedere proprio la triade di Fa maggiore, Fa, La, Do presa al contrario. Tu riesci anche a visualizzarla in questo modo. Cadiamo sul Sol, poi di nuovo Mi bemolle con la sua quinta, appoggiamo di nuovo Mi bemolle Re. Attenzione qua, Re va a mettere un Si acuto, Si bemolle, scusa, qui anche con la mano aperta. Si, Mi, Re, Si. Ok? Bella apertura di mano, Re e Si con il Mi. Poi torniamo sul Fa, sempre la quinta, Do, Fa, Sol, Sol, poi di nuovo Mi bemolle, Mi, Si, Mi, Re, Re. E poi cadiamo sul Do finale. Ok? Questa rispetto ad altri video è un pochettino più articolata. Ti serve, secondo me, in particolare la partitura per proprio andare a leggere bene ritmicamente quello che fa. Ok, andiamo a metterla un po' sotto velocità. L'ho messa a 80, l'originale a 85. Proviamo a leggerla insieme. Se riesci, prova a suonarla con me. Io nel frattempo ti ringrazio e noi ci vediamo poi al prossimo video. Ciao!